dopo tantissime ricerche e dopo tantissima fatica, finalmente sono riuscito a trovare il server segreto di Lionel su Minecraft. Questo server segreto contiene anche la sua casa segreta che nessuno conosce. In teoria dentro questa casa ci dovrebbero essere tantissimi segreti riguardanti Lionel e anche tantissimo oro, tantissime cose davvero assurde. Insomma, non vi spoilerò nulla, signori, perché quest'oggi, durante la notte, mentre Lionel non se ne accorgerà, noi entreremo dentro la sua casa e cercheremo di prendergli tutto l'oro e magari anche scoprire qualche segreto su questo youtuber che ancora non conosciamo. In teoria, e pur sempre in teoria, quest'oggi dovremmo riuscire a incontrare appunto Lionel. Signori, se questo accadesse sarebbe un video davvero assurdo. Quindi mi raccomando, prima di iniziare lasciate tutti un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, inoltre con la campanella delle notifiche attiva. E detto questo, signori, non ci perdiamo in chiacchiere, aspettiamo che arrivi la notte, dopodiché entriamo in casa di Lionel sperando che lui non ci scopra. Ok ragazzi, ci siamo, siamo davanti alla casa di Lionel ed è notte fonda, dovrebbero essere tipo le 11 di sera se non mezzanotte addirittura, e noi siamo qua mentre Lionel in teoria dovrebbe essere in camera sua che dorme. Il nostro unico obiettivo è scoprire tutti i segreti riguardanti Lionel e la sua casa segreta, quindi entriamo immediatamente dentro, però non ci dobbiamo fare scoprire, quindi dobbiamo andare proprio con dei passi felini, quindi molto molto piano, cautamente ad aprire questa porta che fortunatamente non ha scricchiolato più di tanto. Ok, permesso, permesso, bella casa Lionel, anche se sto entrando di nascosto ti chiedo comunque il permesso, anche se non mi servirebbe dato che sono un maniaco che entra nelle case delle persone di notte. E ok, televisione molto bella, complimenti Lionel, anche il divano dovrebbe essere piuttosto comodo immagino, sì piuttosto comodo. Ok, però adesso dobbiamo analizzare assolutamente il luogo in cui siamo, casa molto carina, e qua ci sono tutti i quadri di Lionel con tutte le sue copertine, quindi si capisce letteralmente che è la casa di Lionel, cioè appena entri si capisce subito. Molto molto bella assolutamente, ma cosa sto vedendo? Signori, ci sono delle telecamere, questo non è un buon segno, ci potrebbero aver ripreso e aver mandato la registrazione a Lionel. Spero di no, spero che Lionel in questo momento stia dormendo e non stia guardando le notifiche del telefono. Spero che queste telecamere non ci riprendano più di tanto, perché potrebbero essere cavoli amari per noi altrimenti. Ma telecamere a parte, facciamo finta che proprio non esistano e continuiamo. Continuiamo, però dobbiamo parlare un po' più a bassa voce, perché se Lionel ci sente sono davvero cavoli amari. Guardiamo qua, c'è tutto lo studio di registrazione con un green screen assurdo. Oh mio Dio, bella sta telecamera. Però non ci perdiamo in chiacchiere, noi dobbiamo andare a scoprire effettivamente tutti i segreti di Lionel e tutte le cose che nasconde in questa casa segreta. Quindi dobbiamo assolutamente andare in cucina. Ok, qua non c'è nulla di che, bella arredamento come al solito, ma non c'è nulla di che. Ma lì, signori, ma lì cosa cavolo ci potrebbe essere? Una specie di porta molto futuristica, tutta di ferro. La possiamo aprire? Non lo so, vediamo se me la fa aprire. Vediamo se me la fa aprire. No, non ce la fa aprire. Purtroppo non ce la fa aprire. Ma cosa c'è qua dentro? Voglio assolutamente scoprire cosa c'è qua dentro. Vediamo se c'è un'altra zona qua misteriosa. Attenzione, altre due telecamere e un'altra porta uguale a quell'altra. Vediamo se almeno questa si apre. Si è aperta, signori. Abbiamo aperto la porta segreta di Lionel. Un po' in stile Star Wars questa porta. Molto, molto bella. Però chiudiamola. Speriamo di non rimanere chiusi qua dentro. Qua dentro ci sono delle ceste, ci sono dei bauli. Signori, cosa facciamo? Li apriamo? Li apriamo per forza. Vai, apriamoli. Voglio sapere cosa c'è dentro. Vediamo. Oh! Signori, non posso urlare, ma questo è pieno di oro. Noi siamo poveri che non abbiamo neanche nulla nell'inventario, quindi dobbiamo assolutamente prendere tutto quello che c'è qua dentro. Ma state scherzando, quanto oro è questo? Quanto oro è? 5, 2, 64 già di oro collezionato. No, non ci sto credendo, sto spammando il tasto del mouse perché è davvero troppissimo quest'oro.
E qua ce n'è ancora dell'altro. Ma quanto è ricco. Dobbiamo prenderti assolutamente tutto. Scusami Lion, lo so che proprio non è una cosa molto onesta comunque entrare nelle case delle persone di notte e prendere tutto l'oro, ma noi siamo disperatissimi, quindi dobbiamo farlo al 100%. Se non lo facciamo moriamo di fame in questo mondo, perché non abbiamo neanche un soldo. Purtroppo non abbiamo neanche un soldo ancora. Abbiamo l'inventario del tutto vuoto, ma adesso non più. In queste piccole casse invece cosa c'è? Altri soldi? Ma quanti? Quanti, signori? Abbiamo scoperto il bottino di Lion. Prendiamocelo assolutamente tutto. Ok, ragazzi, ho preso tutto quello che c'era in queste casse e penso che ormai siamo praticamente ricchi. Possiamo comprarci quello che vogliamo ovunque. Adesso usciamo sempre da questa porta perché quell'altra non si apre. E ok, 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 questa parte più o meno l'abbiamo esplorata. Qua fuori cosa c'è? No, 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 assolutamente non voglio uscire fuori, che se mi beccano qua fuori probabilmente i vicini allertano Lion e potrebbe essere seriamente un casino. Una camera da letto. Per un momento mi è venuto un infarto. Pensavo che Lion potesse dormire qua, e se dormiva qua probabilmente l'avremmo anche svegliato e sarebbe uscito fuori piuttosto incacchiato. Ricordatevi che il nostro obiettivo è non farci scoprire da Lion. In teoria dovrebbe essere esattamente qua sopra in questo momento. Qua ci dovrebbero essere le camere. Ok, la sua postazione è fantastica, signori. Gioca a Minecraft dentro Minecraft. Molto bello Lion, complimenti. Belle tutte le librerie, assolutamente. E qua cosa c'è? Terrazzo, perfetto. Ok, apriamo. Un altro infarto. Un altro infarto. Ma dov'è la camera di Lion? Dobbiamo assolutamente scoprirlo, signori. Se non lo scopriamo sono davvero cavoli amari, perché se apriamo la porta sbagliata potremmo incontrare Lion, e se lo incontriamo non so davvero cosa potrebbe farci. E qua dentro cosa c'è? Cosa c'è qua dentro? Ok, no, 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 ho intravisto un letto. Ho intravisto un letto, signori. Questa era l'ultima stanza della casa, quindi evidentemente là ci sta dormendo Lion, quindi dobbiamo parlare molto basso, con volume di voce molto molto basso, perché se ci schiama sono addirittura cavoli amari per tutti noi. Ma qua cosa diamine c'è? Lion, cosa ci nascondi qua sotto? Spero vivamente che sia dell'altro oro, perché a noi serve molto. Ma che cavolo è questa cosa? È una specie di mitragliatore, una specie di AK-47. Dovrebbe essere strapotente in teoria. Ok, è caricato. È caricato, ok, ok, è caricato. Cosa ce ne facciamo di questo? Ho sparato per sbaglio, ho sparato per sbaglio. No, 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 ok, gli diamo immediatamente quest'arma. Spero che Lion non ci abbia sentito, perché altrimenti sono cavoli amari. Dobbiamo andarcene via. Ragazzi, speriamo solamente di non averlo svegliato, perché, oh mio Dio, sarebbe qualcosa di assurdo. Se l'abbiamo svegliato, regà, potrebbe spawnarci ovunque. E regà, se ci becca dentro casa sua a quest'ora di notte soprattutto, potrebbe seriamente arrabbiarsi. Che cacchio è? No, 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 regà, ci ha beccato, ci ha beccato, ci ha beccato. Dobbiamo correre via, dobbiamo correre via. Assolutamente, andiamo, 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 andiamo. Ok, 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 ok. Per un attimo l'ho visto. No, mi sta sparando. Mi sta sparando. Con cosa mi sta sparando? Andiamo via. Corriamo immediatamente via, ragazzi. Madò, madò. Per un attimo l'ho visto e l'ho anche sentito, signori. Dobbiamo correre via. Corriamo via nella foresta, assolutamente. Dobbiamo andare in più in là. Dobbiamo scappare il più in là possibile, perché potrebbe chiamare la polizia. E se la chiama ci arrestano. E sono davvero cavoli amari per tutti quanti noi. Ok, dobbiamo andarcene via, perché sapete com'è entrare dentro le case delle persone a mezzanotte. Non è proprio il massimo di quello che si può fare su Minecraft. Insomma, però dobbiamo correre via assolutamente in questa boschiglia e cercare una via per non farci vedere assolutamente da Lion. Non è che magari c'è un'entrata secondaria dal quale possiamo spucare all'interno? Ebbene sì, signori, sembra proprio esserci un'entrata secondaria. Ragazzi, io in questo momento ho seriamente paura che lui ci possa scamare da un momento all'altro. Quindi entriamo in casa, esploriamo nuovamente la casa, vediamo se troviamo qualche segreto. Dopodiché spero solamente che lui non mi faccia arrestare, che non mi spari. Non lo so, però io so solamente che se mi becca di nuovo devo assolutamente corrermene via. Ragazzi, giro vagando per la casa, ho trovato questo nascondiglio segreto di Lion sottoterra. Allora, io credo davvero che ormai Lion sia molto arrabbiato con me, perché io ho appena fregato tutti i soldi e tutto l'oro che aveva farmato in questo tempo, appunto, sopra questo server. Quindi secondo me sarà molto arrabbiato con me. Però direi di esplorare un attimo questa cabina.
caverna, questo posto che c'è sottoterra, insomma non so come definirla. Sembra un po' la Batcaverna, ma molto carina, ma molto lugubre. E cosa dovrei fare qua? Vabbè, esploriamo. Ho un po' paura di andare avanti in questo percorso, ma comunque voglio esplorare tutti i segreti che ci sono dentro questa casa, che è molto ma molto grande, perché come abbiamo potuto vedere si estende anche sottoterra. Adesso qua dobbiamo fare un po' di parkour per riuscire ad arrivare fino a qua. Ok, perfetto, ma qua cosa c'è, ragazzi? C'è una specie di armatura strapotente, da quello che riesco a vedere. E c'è un vetro. C'è un vetro, però ci sono due casse e non so cos'altro. Ma come facciamo ad aprire qua? Devo assolutamente andare oltre. Devo assolutamente andare oltre. Però non ho una picozza. Non c'ho assolutamente nulla. Dovrei spaccare qua, ma ci metterei assolutamente 2 anni. Qua c'è un bottone. Tecnologica anche, ma incredibile questa casa. E ci becchiamo direttamente la nostra bellissima armatura. La indossiamo subito. Tra l'altro sto anche molto bene con questa armatura da mago, molto ma molto molto carina. E qua c'è scritto, qua c'è scritto fuga. Quindi da qua possiamo andarcene via dalla casa. Perfetto, perfettissimo. Prendiamoci immediatamente anche queste spade. Oh mio Dio, spada d'oro e spada di diamante potentissime. E anche una pistola ci può tornare utile, però purtroppo non c'ha il caricatore, quindi capisci bene che non possiamo neanche sparare. Ragazzi, gli abbiamo fatto davvero una maxi truffa. Gli abbiamo rubato tutto l'oro che aveva qua dentro, tutti i soldi e anche le spade. Penso davvero che ormai sarà molto ma molto arrabbiato con me. E... ma che cazzo? Ok, raga, è arrivato. Dobbiamo fuggire via, con il... oh, no. Ragazzi, ci stava seriamente sparando. Dobbiamo correre via. Corriamo via. Shift. Andiamocene via immediatamente dalla casa di Lion. Signori, missione compiuta. Gli abbiamo rubato tutto l'oro, tutti i soldi che aveva dentro e anche le armi. E ben sì, anche la nostra bellissima nuova armatura. Signori, siamo pronti per incamminarci verso un altro youtuber, verso una nuova casa di un nuovo youtuber che troveremo nel prossimo episodio di questa serie. Ovviamente dipende tutto da voi e da quanti like lasciate qua sotto. Mi raccomando, signori, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in questo esatto momento. Lasciate un bel like e attivate la campanella delle notifiche. Inoltre condividete questo video con tutti i vostri amici se ancora non l'avete fatto. Detto questo, noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video di Minecraft e di Fortnite, di tutto in generale. Bella, regà.